un segno della vicinanza di Papa Francesco al popolo dei senza fissa dimora e dei disagiati, dei poveri e dei sofferenti, di quanti sacrificati dalla cultura dello scarto. È il nuovo ambulatorio medico, da poco inaugurato sotto il colonnato di Piazza San Pietro, voluto dal Pontefice e realizzato dall'Elemosineria Apostolica. Sorto accanto ai servizi doccia e barberia e poco distante dalla casa alloggio di Via dei Penitenzieri, visitata dal Papa in ottobre assieme all'elemosiniere Monsignor Konrad Krajewski, l'ambulatorio opera grazie a medici specialisti di vari ospedali romani, personale sanitario della Santa Sede, studenti dell'Università di Tor Vergata su proposta dell'Associazione di Volontariato Medicina Solidale. La responsabile sanitaria Lucia Ercoli. È diretto a tutte le persone che non riescono più a curarsi. In particolare quelli che noi stiamo ricevendo sono persone che vivono in strada, che quindi non hanno una dimora, che non hanno un'abitazione, che è uno dei problemi per cui poi si è esclusi dalla salute nel nostro paese. Persone dimesse da poco dall'ospedale, persone che soffrono di patologie croniche e non possono né controllarsi, né fare esami, né acquistare le medicine. Le patologie riscontrate sui pazienti sono quelle più comuni tra le persone che vivono in strada, dalle affezioni cutanee, respiratorie e gastrointestinali alle malattie trascurate per impossibilità di accesso alle cure. I farmaci sono messi a disposizione dalla stessa Elemosineria Apostolica e dal banco farmaceutico. Le persone sanno che noi siamo presenti qui il lunedì, per ora dalle 2 alle 6, poi forse si attiverà qualche cosa di più. Ci sono sempre dei medici di medicina interna, c'è un chirurgo e c'è un otorino e già stiamo ricevendo altre adesioni da colleghi, perché secondo me questa notizia ha un po' provocato, no? La coscienza dei medici rispetto alla loro professione, alla loro vocazione, alla loro missione, e quindi può essere un'occasione per riscoprire tanti valori. Un'occasione di solidarietà verso il prossimo, ma anche di arricchimento personale, aggiunge ancora la dottoressa Ercoli, rivolgendosi direttamente ai colleghi che volessero prendere parte all'iniziativa. Vieni a fare il medico, perché negli ospedali oggi è difficile fare il medico. Oggi il medico in ospedale deve rispondere a un profilo di profitto. Gli ospedali sono delle aziende, non sono più istituti di ricovero e cura, no? E al medico viene chiesto tanto. Tanto che non corrisponde a che cosa significa aver scelto di essere un medico. Gli si chiede di fare il medico, non di essere un medico.